Ottava giornata di campionato Serie D Girone F. Si incontrano San Giustese e Cattolica San Marino, qui allo stadio polisportivo comunale di Civitanova Marche. Per la squadra allenata da mister Senigallesi, dodicesima in classifica con 8 punti, l'obiettivo dichiarato è quello di tornare a far bene in casa e quindi vincere. La San Giustese, infatti, dopo la vittoria all'esordio con l'Avezzano, tra le mura amiche, è riuscita ad avere solo un pari con il Porto Sant'Elpidio ed una sconfitta con l'Agnonese. Questa contro il Cattolica di mister Cascione, fanalino di coda con solo 2 punti, sembra l'occasione giusta per tornare a vincere in casa. Dopo il successo con il Matelica, anche il morale della squadra sembra quello giusto per portare a casa 3 punti e dare una scossa alla classifica. Ma la scossa non arriva perché la San Giustese, nonostante l'ottimo possesso di palla e l'eccellente gioco, sembra non voler azzardare in campo e questa è stata un'occasione persa per dare continuità al precedente successo e all'inizio molto positivo. Al primo minuto arriva subito il tentativo del numero 7 San Giustese Pezzotti Marco, che crossa avanti alla porta al numero 9 Mingiano, ma la difesa del Cattolica ferma l'azione. Al quarto minuto, rigore per la San Giustese, il numero 5 Mengoni Andrea prova ad infilarla vicino al palo, ma il bravo Benedettini, portiere del Cattolica, butta fuori. Al nono minuto arriva il gol per la squadra di Senigallesi, il numero 7 Pezzotti riceve in aria, cross a Vincenzo Romano numero 11 che avanti alla porta segna di testa. I tentativi del Cattolica sono pochi e la squadra di Cascione ha difficoltà a mantenere la palla, a differenza della San Giustese che però sembra non avere il coraggio di rischiare quanto serve. La squadra di Senigallesi mantiene la palla per più del 60% del tempo, ma è poco aggressiva e spesso i tanti tentativi non si realizzano. In particolare Pezzotti più volte sfiora il gol. Al 35esimo la San Giustese sostituisce il numero 5 Mengoni con 16 Proesman e dal 41esimo il numero 11 del Cattolica Fabbri riceve davanti la porta e firma il gol del pareggio. 2 minuti di recupero ed il primo tempo si conclude 1-1. Primo quarto d'ora del secondo tempo, partita piatta. Il cielo è limpido ma c'è molto vento e questo sembra mettere in difficoltà le squadre. Al 16esimo una prima occasione sfumata per la San Giustese con Proesman che non riesce ad andare in gol, ma un minuto dopo sarà Patrizzi, numero 6 San Giustese, a portare la squadra in vantaggio. Al 18esimo il Cattolica sostituisce il numero 8 Cannoni con il 18 Gasperoni. Al 20esimo esce il numero 11 San Giustese Romano ed entra il 13 Orazzo. Al 31esimo continuano le sostituzioni, esce il numero 2 San Giustese ed entra il 17 e per il Cattolica il 5 Maggioli e il 7 Bernardi vengono sostituiti dal 13 Guarino e 19 Tommasini. Al 35esimo arriva il gol del pareggio del Cattolica, il numero 10 Merlonghi dopo una rimessa laterale di Croci tira in porta, Chiodini respinge ma arriva Somm che non si lascia sfuggire l'occasione di firmare il gol del 2-2. Gli ultimi minuti assistiamo ad un Cattolica molto aggressivo che probabilmente galvanizzato dal gol prova il tutto per tutto e non sono pochi i tentativi di segnare, ma il risultato dopo 4 minuti di recupero resta 2-2 e le squadre portano a casa un punto a testa. Sembra quasi una barzelletta ormai perché tutte le partite vengono giocate con questa qualità, con questa intensità, alla squadra veramente sotto il profilo tecnico, tattico. Ho poco da dire, il problema è che commettiamo sempre delle ingenuità incredibili e peggioriamo la nostra situazione durante la partita, però poi per il resto oggi ho visto una squadra con carattere che ha saputo tenere in mano la partita, anche se non era facile perché comunque la San Giustese era molto brava a palleggiare da dietro, quindi andavamo spesso fuori tempo, però abbiamo avuto la giusta pazienza e poi quando avevamo palla non ci facciamo prendere dall'ansia, anche sotto del 2-1, anche all'inizio dell'1-0, abbiamo giocato con calma e abbiamo creato diverse occasioni.
Termina 1-1 la gara dell'ottava giornata di campionato tra Tropical Coriano e Copparese. Al Grandi di Coriano, un Tropical orfano dell'infortunato Capitan Costantini acciuffa nel finale un punto al termine di una gara sofferta. La cronaca. La formazione di casa, reduce da due KO consecutivi, apre le danze. Al settimo l'incursione di Battistini sulla destra trova Marconi, ma la conclusione è respinta a pochi passi dalla porta d'Ambrosini. Al 22esimo ancora Coriano, la punizione da 30 metri di Ricci si spegne a lato di pochissimo. Al 36esimo si fa vedere la Copparese in avanti. La sponda di Scaramelli serve Giurola, che tenta di sorprendere De Angelis da fuori, ma con un tocco di mano il portiere di casa allontana la minaccia. Questa volta il Tropical a provarci dalla distanza al 42esimo. Ricci apre per Battistini, ma il tiro non crea grossa apprensione nella difesa ospite. Nel finale di tempo, Matteo Vitaioli, dopo aver creato scompiglio nella difesa della Copparese, suggerisce per Giardi. La botta finisce addosso a Ambrosini, che devia in corner. Termina così il primo tempo sul risultato di 0-0. Nel secondo tempo sono gli ospiti a spingersi in avanti in più occasioni. Al secondo minuto Evali la butta in mezzo per Telloli, ma nel tentativo di cercare la porta finisce per compiere fallo su Olivieri. L'azione viene fermata. Al quarto Evali si invola verso la porta e calcia. De Angelis compie un vero miracolo e respinge di piede. Continua il pressing copparese con Boccafoglia al nono, che ci prova da fuori. Il destro però non impensierisce l'estremo di casa, che blocca a terra in sicurezza. Al 16esimo Corianesi vicino al gol. Matteo Vitaioli crossa dalla sinistra e serve a Marconi, che di testa colpisce a rete, ma trova Turco pronto, che smanaccia in corner. Alla mezz'ora è ancora il Tropical che si fa pericoloso. Greco raccoglie un disimpegno errato della difesa ospite e spara alto di poco sopra la traversa. Al 38esimo si sblocca la gara. Visentini viene toccato in area da Palazzi per Nicola Sentini di Cesena, calcio di rigore. La battuta viene affidata a Giuriola, che centralmente segna e sblocca il match. È 0-1 in favore della Copparese. Il Coriano non si perde d'animo e al 43esimo il corner di Palazzi trova Matteo Vitaioli pronto alla battuta. L'attaccante sammarinese svetta più in alto di tutti e segna l'1-1, quarto centro in campionato per lui. I padroni di casa, in pieno recupero, potrebbero mettere a segno il gol vittoria. Palazzi pesca Dumitru, Turco è pronto e sventa la minaccia fermando il risultato sul pareggio. Con questo punto il Tropical Coriano smuove la classifica e sale 10 punti in graduatoria. Domenica prossima la truppa di Thomas Zagnoli salirà a Forlì per incontrare la penultima della classe, Football Cavaronco. Un commento per l'ultimo gol che è stato fatto proprio a pochissimi minuti dalla fine della partita. Ma credo che sia un gol meritato, perlomeno per quello che avevamo fatto durante la partita. Se andiamo a vedere il risultato finale, per come si era messa, è un risultato positivo. Se poi lo vado a vedere nel complesso dei 90 minuti, credo che qualcosina in più degli avversari avevamo fatto, anche se non eravamo stati brillantissimi dal punto di vista del gioco, però qualche occasione in più di loro l'abbiamo creata. Ci prendiamo il punto, che comunque muove la classifica, e ci fa capire che comunque dobbiamo crescere ancora tanto, perché negli episodi decisivi abbiamo fatto degli errori madornali come quello del rigore loro, ecco. Perfetto, quindi è soddisfatto di questa partita? Ma come ho detto prima, sì, del risultato per come si era messa, perché oramai era persa, e né dal punto di vista di quello che abbiamo fatto, perché soprattutto, come ho detto, negli episodi e nei dettagli dobbiamo ancora migliorare per dimostrare di stare in questa categoria. Domenica prossima invece dove giocherete? Andiamo a Ronco, a Forlì. Cavaronco è una squadra che come noi lotta per salvarsi e quindi ci aspettiamo che sia una partita dura come quella di oggi. Un commento per la partita di oggi, come hanno giocato le due squadre? Ma sinceramente è stata una buona partita, una buona gara, soprattutto nel primo tempo. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto, anche in certi momenti sono stati scampoli anche di bel gioco. Noi siamo venuti qua per cercare di provare a vincere la partita, perché abbiamo bisogno di punti, perché siamo partiti molto molto male, poi abbiamo avuto parecchie defezioni e di conseguenza portiamo a casa un punto, però io penso che sia, alla fine sia anche il risultato giusto per quello che le due squadre hanno fatto vedere. Insomma, comunque io penso che la partita sia stata una buona gara anche da contenuti tecnici importanti, insomma, per la categoria, insomma, una bella partita secondo me.
Benissimo. E secondo lei non hanno fatto pochi cambi? Beh, dopo è chiaro che nella situazione che siamo noi, visto che ho perso parecchi giocatori per infortunio per tutta la stagione, anche i cambi vanno centellinati perché per trovare degli equilibri, soprattutto quando mancano dei punti in classifica, non è semplice, visto che siamo parecchio giovani, devo cercare di fare le valutazioni in maniera molto importante. Per quanto riguarda invece il coreano, dopo io non entro nel merito perché non conosco la squadra, non conosco poi la realtà che sta vivendo nel momento del coreano, però faccio i complimenti perché sicuramente è una squadra organizzata, è una squadra messa bene in campo e conosco abbastanza bene l'allenatore che abbiamo giocato contro qualche anno fa e quindi ha fatto anche enormemente piacere di vederlo, quindi tutto sommato io penso che il risultato sia un risultato giusto, insomma. Domenica dove giocherete? Domenica noi giochiamo con il Ribelle in casa. Sicuramente non sarà una partita facile perché è una squadra che sta facendo molto molto bene. Noi dovremo cercare di recuperare le forze soprattutto perché abbiamo avuto un inizio tremendo dal punto di vista degli infortuni, di conseguenza dovremo abbassare di un centimetro la guardia, dovremo stare uniti, stare compatti perché arrivare al mercato ancora manca un mese e mezzo, di conseguenza dobbiamo aiutarci, dobbiamo mettere dentro affetti, sentimenti, calore da parte di tutti perché il momento non è semplice, abbiamo fatto 5 punti in 8 partite, è poca roba, di conseguenza guardiamo al lavoro e sicuramente la partita di domenica sarà una partita determinante, insomma. Nuovamente insieme, allora, abbiamo visto le immagini di San Giustese Cattolica e Tropical Coreano Copparese. Adesso andiamo subito a presentare i nostri ospiti. Ripartiamo dal nostro Attilio Fabbri. Buonasera ancora a tutti. Abbiamo società di primissimo livello rappresentate in questa seconda parte, partendo dal Forlì, il centrocampista e capitano Filippo Ballinini. Buonasera. Buonasera a tutti. E bentornato a Calcio.Basket. Sei ospite fisso da non so quanti anni ormai, no? Ogni tanto ci vieni a trovare. Grazie. L'attaccante del Cattolica, Davide Tomassini. Buonasera. Buonasera a tutti. Abbiamo visto le immagini, poi parleremo di questo 2-2 e poi il difensore del Diegaro, Gabriele Varrella, buonasera. Buonasera. E Matteo Mazzuoli, buonasera. Buonasera. Chiudiamo con l'allenatore del Bellaregio Marina 1956, Luca Fusi, buonasera mister. Buonasera a voi. E allora partiamo subito da Filippo per questo 2-1 sul crema del Forlì, una vittoria preziosa, biancorossi avanti 2-0. Possiamo anche vedere con il nostro Gianmarco Zannoni in regia le immagini del match, con Gomez all'ottavo e Gercos al 25esimo, poi De Angeli a corcia per gli ospiti all'ottavo della ripresa. Allora Filippo, raccontaci un po' questa partita. Ma è stata sicuramente per noi una vittoria importantissima perché venivamo da una sconfitta molto immeritata a Fiorenzuola domenica e la partita prima avevamo fatto comunque un buon punto col Mantova, però ci serviva la vittoria per muovere in modo importante la classifica. Abbiamo approcciato subito bene, il primo tempo è stato praticamente un monologo, siamo andati sul 2-0, poi a inizio secondo tempo abbiamo preso gol su palla inattiva, però poi siamo stati bravi a non rischiare più di tanto, e anzi abbiamo avuto occasioni importanti per chiudere la partita, purtroppo non si è riusciti a chiuderla, però importante ieri era veramente portare a casa i 3 punti. Che impressione ti ha fatto il Crema, che è una delle squadre insomma considerate d'alto livello di questo girone? Ma è una squadra molto importante, è una squadra, si vede, costruita per stare ai vertici, però secondo me dobbiamo prendere consapevolezza di esserlo anche noi. Siamo una squadra nuova, quindi è normale che inizialmente abbiamo fatto un po' fatica a portare a casa punti, però adesso, soprattutto da quando abbiamo cambiato modulo, abbiamo trovato i nostri equilibri, quindi Dobbiamo essere convinti della nostra forza anche noi. Intanto il Morgagno sta diventando un po' il vostro fortino. Sì, sì. È già un bel punto di partenza. Esatto, no? È già una buona cosa perché è importante per una squadra, soprattutto come la nostra, avere delle sicurezze. Se queste sicurezze vengono anche dal nostro terreno di casa, ben venga. Ricordiamo che è stato ricordato anche l'ex presidente Valdimiro Panzavolta, prima dell'inizio del match è stato osservato un minuto di raccoglimento e poi anche un mazzo di fiori deposto insomma nel posto da cui solitamente seguiva la partita, quindi è stato anche un momento insomma di ricordo. Sì, 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 è stato un motivo in più per essere contenti di aver portato via i 3 punti.
Sappiamo che è stato un presidente importantissimo per la storia del Forlì e probabilmente quello che ha toccato il punto più alto, quindi siamo contenti di potergli dedicare questa vittoria. Hai avuto un problema all'adduttore, te sei uscito per quello? Sì. Come stai? Lo so, domattina avrò un'ecografia e ho sentito tirare, dai. Purtroppo già la prima di campionato ho avuto un problema, sono stato fuori 35 giorni, speriamo stavolta sia meno grave. Te lo auguriamo sicuramente. Davide, invece parliamo di questo 2-2 del Cattolico sul campo della San Giustese, una rimonta, no? Due volte avanti gli avversari, due volte siete riusciti a rimontare, c'è stato anche l'ennesimo rigore contro il Cattolica, credo ormai abbiate una media di un rigore contro ogni partita, però in questo caso è stato bravo il portiere perché è riuscito a pararlo, ricordiamo Benedettini su Mengoni, la parata. Sì, esatto, cioè, è stata una partita un po' particolare perché a noi ci servivano assolutamente tre punti nella situazione in cui siamo, però è stato difficile perché come mister ci ha preparato tutta la settimana a uno stile di gioco comunque che ti ipnotizzava, tra virgolette, perché è stato un giro palla continuo, e lento, e cercavano la palla lunga in profondità sulla punta o sugli esterni, quindi cercavano un po' di ipnotizzarti con questo possesso palla un po' lento, però secondo me noi, oltre al pareggio, siamo stati una squadra che ha avuto carattere, è stata cattiva. Siamo sempre preparati per queste partite qua, ci alleniamo sempre al 100%, però secondo me ci manca quella piccola cosa che magari quella cattiveria in più, la concentrazione, e che arriverà, perché comunque siamo sempre sul pezzo tutti i giorni, 7 giorni su 7, e sono sicuro che comunque arriverà il nostro momento. Tra l'altro informazione rimaneggiata, perché ricordiamo insomma c'erano due squalificati importanti come Rizzitelli e Pasquini, avevate anche diversi anche infortunati purtroppo in questo momento. Sì, infatti avevamo fuori Rizzitelli che comunque ha segnato anche una doppietta domenica prima, e comunque è la nostra punta di riferimento, e come Pasquini per il centrocampo. Però anche se ci sono stati molti infortunati o espulsi fuori dal campo, noi siamo stati bravi a gestire la partita, abbiamo fatto il nostro, però è andata così. Andiamo in eccellenza al girone B per parlare della vittoria pesante per 2-1 del Diegaro sul campo del Medicina. Diegaro in vantaggio con Zavallone al 34esimo, poi pareggio di Gabrielli 3 minuti dopo. Ci pensa allora Matteo Pertutti al 13esimo della ripresa a mettere le ali alla capolista. Allora, Gabriele e Matteo, raccontatemi un po' cosa è successo. Qui abbiamo sintetizzato a grandi linee. Sì, no, è una vittoria che abbiamo cercato perché dovevamo dare continuità alla vittoria di domenica scorsa e comunque avevamo pareggiato le due partite prima, quindi dovevamo dare un segnale anche al campionato. Dobbiamo continuare così, ogni partita per noi dobbiamo cercare di vincere perché vogliamo restare là, vogliamo restare lassù, e fra un po' abbiamo lo scontro diretto col Del Duca, quindi dobbiamo arrivarci preparati. Ecco, chiaramente il Del Duca in questo momento, no, è l'avversario con cui insomma battagliare, però anche il Medicina è una squadra che mi sembra piuttosto tosta, quindi per questo insomma ha un peso specifico importante questa vittoria in casa loro. Decisamente, è una vittoria importantissima che ci ha dato ancora più fiducia dei nostri mezzi, che ne abbiamo sempre bisogno, la fiducia non è mai abbastanza e questa vittoria ci ha dato veramente tanta. Ci siamo stati bravi dal primo minuto della partita, e abbiamo sfruttato le occasioni che abbiamo avuto e dietro ci siamo stati compatti, si può dire che non abbiamo rischiato troppo. Quindi dai, una vittoria importante appunto. 20 punti in classifica, non vi chiedo se siete soddisfatti perché credo insomma proprio di conoscere già la risposta. È un campionato che sicuramente sarà lungo e difficile, però insomma il Diegaro c'è. Il Diegaro c'è perché vuole essere lì, cioè noi abbiamo raccolto quello che stiamo seminando, perché cioè, durante la settimana ci facciamo un gran mazzo come penso tutti, però noi vogliamo essere lì e ce la stiamo mettendo tutta, è il nostro primo obiettivo. Poi dopo
può capitare anche la giornata storta, però fino adesso non abbiamo mai perso, quindi penso che il nostro piccolo lavoro lo stiamo facendo. L'avversario è la del Luca Ribelle? Sul lungo periodo non lo so, per adesso il primo avversario siamo sempre noi, perché noi abbiamo dei giocatori che se fanno quello che devono fare è fatica che in eccellenza si trovi di meglio, secondo me. Poi vedremo. Parliamo di promozione Girone D, sconfitta di misura per il Bella Reggia Marina a San Pietro in Vicoli, gol partito di Zanzani al 16esimo. Mister, che partita è stata? Una partita molto equilibrata, meglio loro nel primo tempo, noi meglio nel secondo tempo, però penso che il nostro progetto è partito quest'estate con molta ambizione, ma sapendo anche che è molto rischioso, però continuiamo con entusiasmo, sapendo che il cammino è difficile, però ci proveremo fino alla fine. Qual è l'obiettivo per questa prima stagione? Perché è un po' l'anno zero, no? Perché ricordiamo, insomma, questa società è nata dalla fusione di Bellaria e Giamarina, quindi insomma ci sono tante novità, un settore giovanile super anche a livello di numeri, insomma parliamo di 350 bambini, ragazzi, quindi una società importante che è il punto di riferimento di Bellaria. Ma infatti l'obiettivo primario è ricostruire il nostro settore giovanile, che deve tornare a essere un po' al fiore all'occhiello di tutta la società, come è stato ai tempi di Giovanardi. E noi vogliamo questo, per cui stiamo investendo molto nelle strutture, negli allenatori del settore giovanile che sono qualificati e preparati, e abbiamo voluto collegare questo progetto anche alla prima squadra, scegliendo giocatori molto giovani, un'età media di 20 anni, non di più, giocatori magari del posto o che comunque hanno fatto parte del settore giovanile del Bella Reggia Marina, con costi zero sia sul mercato che sul monte ingaggi, e questo penso sia la filosofia giusta per poter andare avanti nella nostra società. E con l'obiettivo di mantenere la categoria in questo primo anno? Se riusciamo sarebbe un grande risultato, ci proveremo sicuramente fino alla fine. Qualche messaggio, Giulia? Allora, cominciamo. Moffa ha recuperato due... No, questo basket ne parleremo a tempo debito, andiamo con questo qua. Attilio, ti aspettiamo a Cattolica, visto la classifica peggiora e la salvezza è difficile, peccato con un Calvi così. Jenny da Cattolica ci scrive. Insomma, devi andare a Cattolica, un salto a Cattolica, lo devi fare. C'è Badone a Cattolica, quindi... Una benedizione a Cattolica la vogliono. Bisogna dire a Andrea che una volta mi mandi a Cattolica, mi deve seconda. Adesso, ci penso io adesso. C'è anche una cosa, ne approfittiamo, anzi, prima di leggere, insomma, per fare in bocca al lupo a Costantini, che purtroppo sì. Attilio si è gravemente infortunato. Si è rotto i legamenti, il campionato finito, e quindi correranno i ripari nel mercato a gennaio. Noi lo aspettiamo presto in campo, insomma. Sì, è arrivato anche un messaggio, infatti. Che conosciamo. Allora, ed è questo. Attilio, tu lo sai, è vero che Baretta, ex Jesina, ora gioca a Riccione 1926, a gennaio passa al Tropica Coriano. Se passa al Tropica non lo so, il mercato è aperto. Questo è un giocatore di categoria superiore, ha fatto 7 anni di Serie D, è qua per lavoro, adesso sta giocando nel Riccione in prima categoria, dipende gli accordi, dipende il Tropica cosa vuol fare, il giocatore cosa vuol fare. Andiamo con... La trattativa ci può essere. Ce ne sono 3 per la FIA, leggiamoli tutte e 3. Attilio, hai visto che Fiariccione, terza vittoria consecutiva e miglior difesa con giovani del suo vivaio, è un grande mister. Questo Roby? I 2 gol di ieri sono di Borghini, docente ne ha fatto solo uno, tifoso esatto, del Castro Caio. Esatto, perché sì? Ho parlato prima col mister e in effetti lo poteva fare anche docente, ma l'ha tirato prima Borghini. E quindi però gli ha detto, qualcuno Borghini, l'ha segnato a docente, quindi sì, diamo Borghini, a Borghini è andato alla panchina quando ha fatto gol, ha detto lo lascio a docente perché lo poteva fare lui. Eh no, però l'ha fatto lui Borghini, e di Borghini, gol di Borghini, va bene. Di Borghini. Andiamo con questo. A Castrocaro bella vittoria della Fiariccione, ora quarti in classifica, terza vittoria consecutiva con doppietta di docente. Ok, anche se abbiamo capito che non è doppietta di docente. Bene, allora andiamo a fare il nostro giro di campionati. Partiamo dal campionato di promozione, girone D, vediamo i risultati, li commentiamo insieme. Sì, ci sono state delle belle sorprese, bei risultati. Il bel risultato del Tolkunka, che è andato a vincere 5 gol, si è portato in testa la classifica, si è anche per i punti. C'è stata la bella vittoria anche del Gatteo in trasferta a San Piero in Bagno, che San Piero in Bagno è un campo molto molto difficile. La netta vittoria del Pietracuta a Nuova Feltria,
ricordiamo che Nuova Firenze non gioca a Nuova Firenze, però è stata una bella vittoria, tutta venuta che il Nuova Firenze è rimasto in 10, è venuto tutto nella parte finale del campionato, però è una bella vittoria. Un derby tra l'altro, perché sono derby, sì. Vicine. Sì. Derby che si è giocato in un campo, non a Nuova Firenze, non a Pietracuta, praticamente in campo neutro. La bella vittoria, sì, in trasferta del Misano. Il pareggio dei Russi, che me l'aspettavo una vittoria interna, perché Russi è la squadra che è capolista, la squadra che è candidata a vincere questo campionato. Però ha rischiato tanto con lo Sparta. Sì, scusate. Ha rischiato tanto, quindi un'altra bella vittoria del Fossoghiaia, 4-2 col 2M, 2M che era partito, ha lanciato, sì, adesso si sta adeguando al campionato. E adesso, anzi... Che il 2M è una squadra neopromossa, quindi sta facendo già il suo campionato... Come avevano detto quando li abbiamo avuti ospiti. Mi ha già detto del Torconca, della capolista? Sì, capolista del Torconca, 5 gol, è una bella vittoria sul Gambetto, perché il Gambetto non è una squadra scarsa, 5 gol sono pesanti. La vittoria in trasferta del Cervia, Bagno Cavallo, il Cervia che pian piano sta risalendo la classifica, è la Cervia che non dimentichiamo che punterà alla fine anche loro per le prime posizioni, e poi entra arrivare ai playoff. Mister, qual è la squadra che ti ha impressionato di più tra quelle incontrate finora? Ma sicuramente il Pietracuta è quella che ci ha fatto soffrire, ci ha rifilato 4 gol meritatamente, giocando molto bene e concedendo poco. Tra l'altro il Pietracuta ha anche una partita in meno da recuperare mercoledì prossimo, quindi... Quindi vince, potrebbe portarsi in testa la classifica in caso in testa di vittoria, la classifica a pari punti con i russi, sì. Andiamo a questo punto in eccellenza, girone B, andiamo a vedere i risultati, Attilio? Anche qui abbiamo già detto del Diegolo, il Diegolo ha vinto anche il Del Duca che io l'ho visto l'altra settimana a Riccione, non è una brutta squadra, però ha parecchi giocatori fuori, come il Delicato, il Bomber, quindi vedremo come andare. La bella, che non è una sorpresa più, è il Corticella che sta facendo un bellissimo campionato. Il Castrocaro, lo sappiamo, il 4-1 della Fiericcione, ma il Castrocaro quest'anno non ha la squadra degli altri anni, per vari motivi, gioco con i giovani e per me la vedo molto dura anche per la salvezza di Castrocaro. Si è dimesso il mister prima del match? Sì, ma è già il terzo mister che gira e c'è molta polemica. La Marignanese che ha vinto in trasferta, Marignanese che tra l'altro gioca anche mercoledì, recupero con Sant'Agostino. Hanno partito in meno che anche... vincendola potrebbe portarsi vicino, sì, a ridosso delle prime, insomma, e a 12 potrebbe arrivare a 15, quindi ridosso delle prime, a ridosso del loro. Questo 1-1 tra Tropical e Copparese di cui abbiamo visto le immagini, sì, ho visto il Tropical che forse alla fine meritava anche qualcosa di più, però prima ha fatto meglio la Copparese che è partita male, quest'anno non c'ha più il Bomber Fida, non c'ha più il centrocampista che è andato via molto forte. È una Copparese un po' più ridimensionata rispetto all'anno scorso. Il Coriano ha fatto un buon punto, muove la classifica, da morale perché aveva bisogno, però anche il Coriano deve stare attento perché, sai, vince una partita, vai alle stelle, per una partita d'eccellenza rischi. Adesso per il momento fa il suo campionato tranquillo, ha i Bomber che vuol dire molto, Fannetti, Vitaioli, Dumitri che ancora non segna, non si è ancora sbloccato, ieri tra l'altro visto che era anche in panchina. Quindi è ancora un campionato da dire, a parte il Diegolo che per me, non perché sono gli ospiti qui, ma con i giocatori che ha e poi con Bernacci infortunato è la squadra da battere a tutti i livelli. Quando rientrerà Bernacci a proposito? Un paio di mesi ancora? Noi non sappiamo benissimo, però un mese e mezzo, due penso, non prima. Ha avuto un intervento anche abbastanza, sì, grosso, quindi non vogliamo affrettare perché dopo... Nell'anno nuovo, dai. Dopo la Befana, sì, ti porti il regalo vicino, appena dopo il mercato, dai. C'era che un Bernacci nella calza della Befana non me lo vedo, insomma, filato, bello, bello lungo, ci quindi sta, si fa fatica. Andiamo a vedere il girone F del campionato di Serie D, quello che riguarda il Cattolica, delle nostre squadre. Qui continua la marcia delle due capoliste, le Canatese, che sono le squadre più forti, più candidate, e Notaresco. Sì, il Cattolica che sta giocando bene ma non raccoglie per quello che gioca, quindi è un segnale poco bello perché quando una squadra gioca bene e non raccoglie, la classifica piange. Il campionato è molto difficile perché non è un campionato facile giocare al sud nel campionato marchigiano abruzzese, campi molto caldi, quindi ha bisogno subito di fare punti
per prendere morale alla squadra e glielo auguriamo di farle il prima possibile. Davide, però avete lasciato l'ultimo posto allo Iesina, che già anche se di un punto, 3-2, insomma, quindi è già qualcosa. Però la curiosità che giustamente diceva, ma è vero, insomma, la penso anch'io, insomma, la difficoltà dei campi del girone più a sud rispetto al girone D, però i tre punti voi li avete conquistati tutti lontano da casa. Se di casa si può parlare, esatto, quando si gioca a Sant'Arcangelo Savignano, solo una volta al Calvi, sì. Però sì, tutti fuori i tre punti, tre pareggi fuori casa. Sì, perché, cioè, come abbiamo detto adesso, abbiamo giocato solo una partita in casa, quindi ancora, secondo me, è ancora da valutare questa cosa qui. Però non penso ci sia una spiegazione. Noi abbiamo fatto tutte le partite al 100%, abbiamo sempre espresso il nostro gioco e molto bene. Perdiamo per, secondo me, per delle disattenzioni, cioè nel calcio puoi perdere in una frazione di secondo, fai uno sbaglio, prendi gol e perdi la partita, anche se hai giocato magari meglio della squadra avversaria. Quindi noi dobbiamo solamente stare concentrati per tutti i 90-95 minuti e secondo me i risultati arriveranno. Andiamo al girone D. Quello che riguarda tutte le altre romagnole, sì, questa settimana c'è stato un bel derby, San Maurizio e Savignanese. Ecco, andiamo subito per parlare, andiamo subito a vedere le immagini, quindi di San Maurizio e Savignanese 0-2, è tra l'altro la prima vittoria della per la Savignanese nel derby fuori casa. La migliore partita di questo inizio stagione, hanno aspettato la domenica giusta, reti di Cola al settimo della ripresa e Francesco Manuzzi al 35esimo. Io ho sempre detto che le squadre di Farnete prima o poi vengono fuori, perché Farnete è un grande mister, è tanti anni che è Savignano, e quindi anche altre partite meritava la vittoria e poi non l'ha avuta, però questa è una bella vittoria che nel derby gli darà molto morale. Forse non è una coincidenza il fatto che a San Mauro ci sia un bel campo, un bel prato, sì, invece sì, a Savignano purtroppo no. A Savignano vediamo, purtroppo il campo è quello che è, però si vede che la squadra gioca meglio nei campi. C'è stata qui anche nel girone la bella vittoria dell'Alfonsini, Alfonsini che è andato a vincere in trasferta con un prima gol... Scusami, perché dopo vedremo le immagini, però volevo chiudere perché guardiamo l'altra faccia della medaglia. Allora, abbiamo detto sicuramente una Savignanese che insomma finalmente c'entra la sua prima vittoria, quindi diciamo notizia positiva, gioca meglio sui campi diciamo dove si gioca bene, che dove insomma si gioca male, perché ha giocatori assegna più tecnici bomber, che fisici Melussi, che è un gran e però guardiamo l'altra faccia della medaglia, una San Maurese che ha subito 18 reti, peggiore difesa del campionato e in casa questo è un brutto 5 segnale mesi. È un brutto segnale perché quando la squadra subisce molti gol anche per la salvezza sarà dura. Protti dovrà lavorare molto, sappiamo la grinta che gli dà, la cattiveria, poi magari andare sul mercato quando è ora se serve qualche giocatore, perché anche la San Maurizio dopo gli ultimi bellissimi campionati che ha sempre fatto, quest'anno tentella un po', quindi ha bisogno di rinforzarsi e di lottare e subire meno gol, perché come vediamo in tutti i campionati chi non subisce prima o poi i gol lo fanno e vengono fuori. E qui invece il problema è proprio che insomma la retroguardia che è la più anche perforata. Anche se qui c'è una squadra che è molto forte, che campionato. È il Mantova, che sta uccidendo il campionato. Il Mantova è una squadra costruita proprio per vincere il campionato, quindi per l'altra classifica sarà difficile per tutti. Però la San Maurizio deve guardare la bassa classifica. Questo momento soprattutto. Come dicevamo prima, tra l'altro l'Alfonsini che si sta portando fuori pian piano. Sì, vittoria sul campo delle Ciliberg, anche qui due vittorie consecutive. Vediamo le immagini, per quello ti avevo fermato prima, perché abbiamo le immagini anche di questo match. Tra l'altro partono con i giocatori dell'Alfonsine, le possiamo far vedere Gianmarco in pullman, quindi subito diciamo un buon umore che non fa mai male. Questo è prima della partita, poi l'arrivo allo stadio e tra poco vedremo anche l'incornata del 45enne Riccardo Innocenti che ha deciso i questa I bomber sfida. Segnano sempre, prima o poi il gol lo trovano. L'anno scorso ne ha fatti parecchi, quest'anno era ancora un po' arretrato, adesso comincia a segnare, si è sbloccato. Tra l'altro, sta andando diciamo al di sopra delle aspettative. La prossima settimana avremo proprio gli ospiti della Fonsina, l'allenatore e il direttore sportivo qui presenti. Secondo te sta andando al di sopra delle aspettative, ti chiedevo? No. L'Alfonsini è partita per salvarsi, quindi non ha ambizioni di vittoria di campionato. All'inizio del campionato non si sapeva se facevano ancora la Serie D oppure rimanevano in eccellenza.
hanno preferito fare la Serie D spendendo poco, facendo i suoi giù, hanno un grande mister che fa giocare la squadra, è appassionato, e avevo avuto offerte da squadre di superiori, è rimasto lì ad Alfonsino. Gori. Sì, Gori. E quindi per me il suo campionato è la salvezza, non chiede di più dalla salvezza. Però sta andando bene, adesso due vittorie consecutive che danno morale, danno risultati. 7 punti nelle ultime 3. E abbiamo visto anche il rigore nella ripresa parato da Carroli a Confalonieri, da cui anche l'uscita dal campo, insomma, in trionfo anche da parte dei compagni e dello staff. Di questo campionato, Filippo, quali sono le squadre che ti hanno impressionato maggiormente tra quelle che avete incontrato finora? Perché qualche grande l'avete già incontrata. Sì, le prime due le abbiamo incontrate proprio le scorse domeniche, Mantova e Fiorenzuola. Sì. Il Mantova è sicuramente molto forte nei singoli, non ha una grosse trame di gioco, però davanti ha due giocatori sugli esterni che in questa categoria fanno sicuramente la differenza. Sono forti nell'uno contro uno, fanno gol, lo fanno fare, infatti fanno una marea di gol. Il Fiorenzuola è sicuramente più organizzato, però con molte meno individualità. Dove deve crescere il Forlì? Ma il Forlì deve continuare col percorso che sta facendo, perché sta crescendo a vista d'occhio, secondo me. È un percorso che è iniziato, come dicevo prima, da quando c'è stato il cambio di modulo. Abbiamo trovato i nostri equilibri e stiamo facendo veramente bene. Purtroppo fino a domenica i risultati non ci davano ragione, poi speriamo che questa vittoria ci dia anche una spinta in più e un po' di consapevolezza nei nostri mezzi. L'obiettivo che vi siete dati nello spogliatoio, se si può dire? Ma, no, è sicuramente una salvezza tranquilla e non ripetere quello che è successo l'anno scorso, quando siamo partiti con proclami altisonanti e poi ci siamo salvati all'ultima giornata passando un'annata veramente quasi drammatica. Noi speriamo di salvarci il prima possibile, poi tutto quello che verrà di più sarà di guadagnato. Comunque il progetto della società è un progetto che si basa su più anni. La squadra è giovane, è nuova, completamente rinnovata e dal prossimo anno, magari, se tutto va come deve andare, si può pensare di provare a alzare l'asticella. Prossimo turno, per voi prossima a Correggio, altro avversario abbastanza tosto, no? Sì, è un periodo abbastanza uno dietro l'altro, impegnativo per noi, però come dicevo prima, penso che anche le altre squadre, quando affrontano il Forlì, si devono preoccupare. E questo la forza che ci deve animare. Noi sì, dobbiamo rispettare tutti, però quando in questa categoria arriva il Forlì, le altre squadre devono temerci. Prossimo invece per il Cattolica, che insomma domenica mattina festeggerà il nuovo stadio, insomma l'inaugurazione ufficiale, anche con tutti i bambini, anche con personalità, insomma con politici anche, e poi il pomeriggio invece spazio ai professionisti del pallone con l'Atletico Fiuggi, che verrà a rendervi visita. Sì, dai, speriamo che di regalare nel giorno dell'inaugurazione una bella vittoria, perché serve a tutto il Cattolica, ai tifosi, a tutto il paese, e un po' di felicità. Noi sono convinto che se continuiamo a lavorare come stiamo facendo e, come ho detto prima, sempre a stare sul pezzo, domenica possiamo ricavarci delle belle soddisfazioni. Invece per quanto riguarda la capolista, e torniamo nel girone di eccellenza, nel girone B di eccellenza, Diegaro, prossimo in casa con l'Argentana. Sì, come ho detto prima, cioè, dobbiamo continuare a vincere, continuare la striscia positiva e arrivare anche in una posizione di vantaggio al match contro il Del Duca, per poterselo giocare un po' più, non dico senza ansia, però sapere che comunque siamo davanti e non che possono allungare di troppo se ci fanno uno sgambetto o uno sgarbo. Quindi domenica è assolutamente importantissimo vincere. Poi domenica dopo. Temete più il Del Duca o la Marignanese? Perché sulla carta la Marignanese è la squadra che dovrebbe darvi più fastidio, anche se è partita poco bene. Io conosco le individualità del Duca e della Marignanese, non mi voglio sbilanciare sull'uno o sull'altra. Vedremo, adesso è troppo presto per dire chi temere, vedremo verso
verso marzo, penso. Matteo? No, io penso che, come ha detto prima il mio compagno di squadra, Vare, il nostro più grande nemico siamo noi stessi. Siamo noi che non dobbiamo porci limiti e dare il 100% ogni volta. E appunto, soprattutto dobbiamo sapere che le altre squadre, quando sentono il nome di Egaro, devono aver paura di noi. Non siamo noi che dobbiamo temere gli altri. Per il Bellare invece, promozione D, prossima contro quello che possiamo considerare un avversario diretto, il Fosso Ghiaia, no? Ma spero per loro te dici possono di no. Andare più avanti. Noi, purtroppo, in questo momento tutti... la classifica dice questo, poi dopo più avanti si vedrà. Beh, abbiamo bisogno anche noi di un risultato positivo per far ritornare entusiasmo, soprattutto non all'interno del gruppo dove i ragazzi comunque si allenano sempre al 100%, ma soprattutto per la gente di Bellaria che dopo questi risultati si è un po' allontanata da quello che era il progetto iniziale, insomma. Come è stata assorbita, insomma, questa fusione in città? Credo sia stato un momento importante, no? Perché, insomma, questa divisione aveva un po', tra virgolette, un po' spaccato, no? Invece adesso con la fusione delle due società credo che ci si possa ricompattare, no? Ma soprattutto per i ragazzi, ripeto, per il settore giovanile è una cosa molto bella perché riunisce di nuovo tutti e due i poli che si erano creati in questi anni. I ragazzi vanno a scuola assieme e adesso possono fare anche calcio assieme, mentre prima vivevano questo derby anche in maniera ossessionante. Quindi questa è la cosa importante, che adesso anche i ragazzi ritrovano il gusto di stare insieme anche su un campo di gioco. Ecco, un colpo di tosse proprio nel momento più opportuno. Dicevo, benissimo, siamo in chiusura di questa seconda parte di Calcio.Basket. Tra poco tutto sul derby tra Rimini e Cesena, grazie ai nostri ospiti. In bocca al lupo ovviamente per il proseguo dei campionati. Tilio, devi aggiungere qualcosa? No, è stato già detto tutto. In bocca al lupo a tutti. Bene, tra poco Calcio.Basket continua con tutto sulla Serie C e chiaramente su quello che è accaduto a Romeo Neri tra Rimini e Cesena. Sappiamo, finale 1-1, vedremo nel dettaglio partendo proprio dalle immagini del derby. Restate con noi.